Prima di vedere e ascoltare l'audio video, recitiamo insieme questa preghiera per avere il dono dell'illuminazione. Segniamoci con il segno della croce, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Gesù, coprimi con il tuo preziosissimo sangue e riempimi di Spirito Santo, di modo che io possa distinguere se queste parole vengono da te. Rendimi umile nello spirito, mio Signore. Accogli le mie suppliche con misericordia ed apri il mio cuore alla verità. Amen. 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 Dio Padre dice: l'Anticristo è ora pronto a manifestarsi. Mia carissima figlia, il mondo deve prepararsi per l'arrivo del più grande nemico dell'umanità sin da quando i miei figli sono stati posti su questa terra. L'Anticristo è ora pronto a manifestarsi ed il suo piano è questo. Egli aspetterà fino a quando le guerre non infurieranno ovunque. Allora egli entrerà in scena e creerà una falsa pace nello Stato di Israele, unendolo alla Palestina in un'alleanza inverosimile. Si prodigheranno tutti a fargli delle lodi. Egli non si fermerà qui perché si muoverà ad un ritmo che stupirà molti e negozierà degli accordi di pace in molte nazioni dilaniate dalla guerra. Ancora una volta egli sarà lodato ed anche ammirato con una straordinaria devozione da miliardi di persone in tutto il mondo. Allora tutto sembrerà andare bene. Ben presto egli si impegnerà con la filantropia e farà collegare le principali banche mondiali per creare una nuova e potente istituzione finanziaria. Molte aziende e leader politici verranno coinvolti nei suoi numerosi progetti. Verrà creata presto una nuova mostruosità nel nome del rilancio della economia mondiale. Questa sarà la nuova Babilonia, il centro di tutto il potere da cui commerceranno l'elite mondiale e i ricchi. Tutto ciò sarà visto come l'inizio di grandi novità, cosicché le persone ne beneficino da tutti i punti di vista, dal lavoro che svolgono, alle case in cui vivono e al cibo con cui esse sfamano le loro famiglie. Ogni gloria circonderà l'Anticristo, allora egli, insieme al falso profeta, creerà un partenariato mondiale che sarà presentato come la più grande iniziativa umanitaria. Il mondo applaudirà questa nuova Babilonia e tutti chiederanno a gran voce di poter ottenere anche solo un piccolo punto d'appoggio al suo interno. La nuova Babilonia, dirà a tutti, sarà stata realizzata per onorare la grande iniziativa umanitaria, per sostenere l'ambiente, per abbracciare la madre terra e per liberare il mondo dalla povertà con le ricchezze. Tutto ciò sgorgerà dalla sua vile bocca. Quando questo avrà luogo, la mano del mio intervento farà cambiare la direzione del mondo sul suo asse. Io non ho intenzione di restare in attesa senza avvisare i miei figli sulle conseguenze che deriveranno dall'accettare questo abominio creato nelle profondità dell'inferno ed imposto all'umanità. I miei grandi segni saranno mostrati a tutti coloro che accolgono ed accettano questo insulto nel mio santo nome. Ed io scuoterò il mondo ed esso si inclinerà. Nessun uomo sarà in grado di ignorare il mio intervento. Allora getterò fuoco sopra un terzo della terra. Subito dopo si vedrà la carestia, ma non per mano mia,
Essa avverrà tramite la contaminazione deliberata della terra da parte dell'Anticristo. Quando lui e le sue schiere infliggeranno delle malvagità sulle ignare persone di molte nazioni, allora io reagirò. Sebbene questa sofferenza sia difficile da sopportare, non abbiate paura, figli, perché essa sarà breve. Il mio amore per tutti voi è grande, ma la giustizia è rapida e la mia punizione tremenda. Non dovete accettare tutto ciò che viene portato dinanzi a voi. Quando vedrete l'uomo della pace, l'Anticristo, ricevere encomi e riconoscimenti per le sue grandi opere nei paesi devastati dalla guerra, sappiate che il mio intervento è vicino. Dovete rimanere in comunione con mio figlio Gesù Cristo in ogni momento e pregare che i sacramenti siano resi disponibili per voi da parte dei sacerdoti fedeli e dal clero durante i tempi delle prove che si trovano di fronte a voi. Sarà fatta la mia volontà. Niente può impedire, né lo potrebbe, l'adempimento dell'alleanza finale in cui mio figlio regnerà nella pace. Il vostro amato Padre, il Dio Altissimo. Sia lode e gloria a te, Signore, Dio mio. Amen.